8 uomini occupa Piazza San Marco a Venezia in nome della Repubblica Serenissima. 7 ore di tensione, poi il blitz dei carabinieri, tutti arrestati. Il drammatico racconto del comandante del ferrimorto dirottato: mi hanno buttato addosso le armi, ho avuto paura. Polemiche e perplessità in tutto il mondo per la nascita in Scozia della prima pecora clonata, realizzata cioè in un laboratorio. Anche il presidente americano Clinton ha espresso perplessità sull'esperimento della pecora clonata. Questa edizione straordinaria per raccontarvi la favola drammatica della principessa Diana d'Inghilterra, che è finita tragicamente questa notte, la notte appena trascorsa, sotto un tunnel di Parigi. Roma, Silvia Baraldini. Viene arrestata il 25 maggio 1983 e condannata a una pena cumulativa di 43 anni di carcere. Ciao amici di Ciccioriccio, eccoci qua. Ed è un piacere e un onore, come al solito, averti fra di noi e con noi. 20 anni di Subsonica che passano anche da Taranto. Ed è bello questo, perché anche il vostro live attraverserà questi 20 anni in una storia tutta sua. Eh sì, la storia di un gruppo che ha fatto musica e fa musica da 20 anni, e Taranto è entrata a far parte della nostra storia, perché siamo stati qua tantissimi anni fa. Abbiamo suonato al 1° maggio di qualche anno fa, dovevamo venire anche quest'anno, ma abbiamo avuto la sfortuna, il nostro tastierista si è rotto il polso, quindi non siamo potuti partecipare, però siamo molto vicini a questa città, alle problematiche di questo luogo che, nonostante tutto, troviamo estremamente bello. Noi come Ciccioriccio, come sai, da sempre spingiamo la musica, quella nuova, quella anche diversa, se vuoi, anche di questi ragazzi che sono sul palco in questo momento. Tante volte voi avete detto, noi 20 anni fa abbiamo anche attraversato uno Stargate, che era MTV, che spingeva anche qualcosa di nuovo. Cosa possono fare, talent a parte, i ragazzi che vogliono fare musica adesso? Ma in qualche modo lo stanno già facendo, stanno costruendo un suono originale, personale, e che tiene anche conto delle voci del territorio. Questo si può sentire, è un suono internazionale, ma che viene esposto con un linguaggio locale, di questa terra, e quindi è già un grandissimo passo avanti per la musica italiana. Di non perdere le radici e appunto rimanere locali, ma pensare globale può essere una cosa forte. No, mischiare le due cose, nel senso, le nostre radici sono fondamentali per esprimere il nostro parere, per raccontare quello spazio di mondo che viviamo, però bisogna anche riuscire ad adattare questo linguaggio a un linguaggio globale, quindi mischiare le due cose, come stanno facendo per esempio loro, è ottimale. Abitudine tra noi, soggetto da evitare, tra le frasi di dolore, gioia e desideri, non ci si è concessa mai. Grazie, grazie, è fantastico.